Parlavamo poi in maniera velocista e fondista, prendendo solo la prima e l'ultima chiamata, Claudia Massara, velocista pura, e Alice Barletti, che proprio velocista non è, diciamo. Quindi si incontrano la campionessa del mondo, di fondo, e la ex campionessa del mondo, invece di un'altra disciplina. La discesa, le partite in linea, campionessa del mondo nel 2018, vado a memoria, Claudia Massara, nel 2019 anche i World Games. Comunque, siamo a meno 3. Francesca Pozzato, poi Marletti. Pozzato e Marletti, prendiamo il primo riferimento al terzo giro, Alice Marletti, 57-97, appena sotto i 58 secondi, allunga la campionessa del San Mauro Torinese. Campana e passaggio in 1-14-20, 1-14-20, Alice Marletti, lo teniamo di riferimento. Marletti e Pozzato. Passa tranquilla, Alice con la vittoria di batteria in 1.33.25, quindi primo tempo di riferimento, 1.33.25. Giorgio Valanzano, subito davanti, poi Falaschetti. Valanzano adesso va, Irene Falaschetti aveva il cambio con Veronica Luciano. Presumibilmente cambio il passaggio, vediamo, infatti si guarda Irene, c'è un sorpasso all'interno però. Roberta Tagliata, poi Veronica Luciani, poi Valanzano. Tempo era di 1.14, la batteria precedente, no scusate, 57, siamo lì, 57.9 anche questa. Luciani, Valanzano, Tagliata, prova ad allungare la campionessa europea. Passano in 1.15, quindi leggermente più lenta rispetto alla batteria precedente, era già partita Alice Marletti a questo punto. Luciani, Valanzano, Tagliata, prova ad andare Valanzano all'interno, rimane davanti Veronica Luciani, tempo di 1.34.01. Paganelli subito davanti con Francesca Mogli in seconda posizione e Giorgia Corsini in terza. Ancora Irene Paganelli si è presentata in gran condizione a questo campionato, già sul podio, l'atleta ligure che ora lascia il passo a Francesca. Poi Giorgia Corsini, poi ancora Paganelli. E poi proprio Gaia Lissandon in quarta posizione, vediamo, infatti adesso è il turno, diciamo così, di Giorgia Corsini. Corsini, Paganelli, Lissandon. Siamo più o meno in linea con le batterie precedenti. Questione di centesimi, leggermente più veloce in realtà questa, sono passata in 58 passi. Irene Paganelli allunga Irene Paganelli e prova a rivenire Gaia Lissandon, adesso spara tutto, passano in 1.16. L'ultimo giro di Alice Marletti nella prima un po' ha velocizzato notevolmente la batteria, qui invece è Irene Paganelli che va a prendersi con una certa tranquillità la qualificazione con il primo posto di batteria
e il tempo di 1:34:70. E qui parlavamo appunto di velocisti e fondisti, saranno veramente spettacolari, una formula molto spettacolare quella dei 1000 metri. Sagatti, poi da Paluzzi, poi Sofia Saronni, atlete nel giro della nazionale. Stefania Rodriguez si mette in quarta posizione, stanno tenendo alto il ritmo, provano a passare almeno in tre. Paluzzi dà il cambio, come si suol dire, a Sofia Saronni, che adesso si mette davanti, quindi Sagatti, poi Paluzzi, Stefania Rodriguez, sono in quarto. Stefania Rodriguez cerca di stare attaccata a questo trenino. Il tempo è buono. Sofia Saronni, il tempo è buono. 56:20, il tempo è buono rispetto alle altre batterie. Siamo sui tempi della prima. Tiene alto il ritmo adesso Melissa Gatti, poi Edda Paluzzi in seconda posizione, al passaggio Campana. E diamo un occhio anche al cronometro. E infatti sono passate in 1:13:89. Potrebbe essere la batteria più veloce, eh? Da Paluzzi passa. Dicevamo, un giro a testa fino alla fine e nell'ultimo liberi è da Paluzzi, 1:31:56, non l'avevamo vista veloce, è da Paluzzi, 1:31:56. Intanto è partita la quinta batteria con Giulia Corsini e Lena Rossetto. Noemi Tordini, Rebecca Parma, Martina Ferretti e Sofia Biagi sono Giulia Corsini adesso davanti dopo un giro. E poi Ferretti, poi Rossetto, poi Biagi. In questo caso un quartetto si è avvantaggiato sul resto delle concorrenti, meno due, anzi meno tre. C'è Martina Ferretti a tenere alto il ritmo, poi Elena Rossetto, che proprio velocista non è. Occhio al passaggio, a meno due, sono passate in 58 secondi basso, 58 basso. Adesso Elena Rossetto, poi Biagi. Sono passati in 1:13 nella batteria precedente, prova Giulia Corsini all'esterno, questa è una batteria da 1:16, quindi è difficile passare con il tempo. Vai Giulia! Difficile, vai! Passare con il tempo, Giulia Corsini allunga e prova ad andarsi a prendere la qualifica diretta. L'atleta piacentina della Red Black Roller Team va a prendersi la qualificazione in 1:35:88. 1:35:88. Intanto senior maschi all'appello, grazie, senior maschi. Abbiamo 5 atlete già salite sul podio in questi campionati. Abbiamo velocisti e molto meno velocisti. Questa. Boccolini, Ossi, Lorini. Qui è complicata anche da interpretare tatticamente, adesso è Linda Rossi che prova ad allungare, poi Louise Woolway, poi Valentina Boccolini, e giustamente provano a tenere alto il ritmo, bisogna passare con il tempo, è difficilissimo vincerla. Louise Woolway, Woolway, Rossi, Boccolini, Carrer, poi prova Federica Di Natale, si infila di forza in quarta posizione, occhio al passaggio, siamo a 57 alto, bisogna accelerare per passare con il tempo, e infatti lo fa Linda Rossi.
Linda Rossi, Valentina Boccolini, Ilaria Carrera, qui appunto una velocista pura come Ilaria e una molto meno velocista come Luisa Ullo, e passa in 1.15. Siamo più o meno lì con... E adesso Linda allunga, Linda Rossi poi prova a usare la curva, Ilaria Carrera usa tutta la carreggiata. Linda Rossi passa in 1.33 netti, velocissimo l'ultimo giro, 1.33 secondi netti. Questa non sembra proprio, almeno dai primi metri, di una batteria in cui si cerca di passare con il tempo, ma vediamo un po' come si svilupperà. Giorgio Aiello davanti. Grandi miglioramenti anche per la ragazza del Cardano, tanti chilometri anche sul ghiaccio. Ormai è diventato quasi imprescindibile avere il ghiaccio non soltanto in freezer ma anche sotto le lame per tanti di questi atleti, ma non tutti ovviamente. Lucrezia Vitale in seconda posizione. Camilla Veggiato va davanti, ma dice allora lasciate me, andate voi, cosa succede? Al prossimo passaggio avremo il primo controllo cronometrico, ma qui non si passa con il tempo, qui si passa con la vittoria di batteria, quindi a questo punto super tattica per tutte. Numero 37 e 271, 37 271, prima munizione. Adesso Lucrezia De Palma ha allungato. De Palma, Zanoni, Vitale, passano in 1.20, non c'è speranza per il tempo, ma bisogna cercare di vincere questa batteria. Quindi ultimo giro alla morte. De Palma, Vitale, Riti a Zanoni e sono loro, arriva Lucrezia De Palma. 1.38 e 0.7.